Bentornati a Fico Scolpito, sono sempre il Trasantotto. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi incuriosiva tantissimo e che recupero con un certo ritardo, perché, come ho già detto nella recensione di Ouija, l'origine del male, caricata sul mio canale, durante il periodo di Lucca sono usciti un sacco di film che io mi sono perso, perché ero per l'appunto al Lucca Comics and Games e sto cercando di guardarli pian piano. Oggi è toccato a un film del 2016 per la regia di Travis Knight ed è Kubo e la spada magica. Quante cose ci sono da dire riguardanti questo film. Innanzitutto è prodotto dalla Laika, una casa di produzione specializzata in film d'animazione realizzati tramite la tecnica dello stop motion, che io adoro, ed è difficilissimo realizzare un film in questo modo, soprattutto se si pensa all'incredibile qualità a livello visivo e non solo che raggiungono i prodotti della Laika. Hanno iniziato coproducendo il celeberrimo La sposa cadavere diretto da Tim Burton, poi hanno prodotto Coraline, La porta magica, tratto da un romanzo di Neil Gaiman e diretto da Harry Selick, che già in passato aveva diretto The Nightmare Before Christmas, quindi stiamo parlando di un autore di un certo peso. Poi Paranorman, Box Trolls, che a me non ha fatto impazzire, devo essere sincero, nonostante sia stato candidato un paio d'anni fa agli Oscar, trovo che la Laika abbia saputo fare decisamente di meglio, ma si sono ripresi alla grande con questo Kubo e la spada magica, che è stato però un flop negli Stati Uniti d'America e non è che sia andato particolarmente bene nemmeno qui in Italia, complice anche il fatto che si trovasse prevalentemente al primo spettacolo, perché è un film per bambini e quindi si pensava che magari non interessasse anche agli adulti, quando in realtà è una pellicola estremamente matura e adatta ad un pubblico variegato e non solo di ragazzini. Guardandolo io ho pensato: ma come cazzo è possibile che questo film non abbia incassato uno sproposito? È visivamente un fottuto capolavoro. Oltretutto, se non sbaglio, detiene il record per i modellini utilizzati in un film in stop motion più grandi di sempre, e questo è tranquillamente verificabile guardando effettivamente le creature che compaiono sullo schermo. Allora, la storia mi affascinava, ero convinto che fosse ambientata nel Giappone feudale, in realtà è un'ambientazione orientale antica ma indefinita, perché ci sono elementi della cultura cinese ma anche di quella giapponese, hanno mescolato i vari stilemi presi da diverse culture orientali per costruire un mondo magico in un'epoca indefinita ma che sembra abbastanza antica, e il risultato è fenomenale. Io sinceramente non mi aspettavo di trovare qualcosa di così tanto bello, anche perché trattandosi di un film in stop motion non è che mi aspettassi queste grandi scene d'azione, invece ci sono dei combattimenti che sono mostruosi e ti dimentichi che sia un film realizzato con quella tecnica. In alcuni passaggi ti sembra di star guardando un normale film in CGI. Ti accorgi poi che si tratta di stop motion per la cura dei dettagli. I modellini sono semplicemente fantastici e mi è piaciuta molto la metafora visiva che hanno utilizzato per rappresentare i vari personaggi. Ora non voglio entrare nel merito in maniera troppo specifica, lo farò una parte spoiler perché altrimenti vi rovinerei la sorpresa, anche se devo dire che i colpi di scena sono abbastanza prevedibili per me che ho 28 anni. Magari un ragazzino non ci fa subito caso, un bambino magari non ci fa subito caso, anche se i bambini sono molto più svegli di quanto si possa pensare, però sapete, non ho voglia di dirlo subito. Sta di fatto che le varie corrispondenze visive tra certi personaggi e altri sono veramente belle, sorprendenti. Io sinceramente non pensavo di trovarmi di fronte a quello che di fatto potrebbe tranquillamente essere considerato un capolavoro del genere d'animazione, perché effettivamente avevo qualche piccolo dubbio, temevo che utilizzando la tecnica dello stop motion non si potessero realizzare certe cose, e sono stato ampiamente smentito, sono felice di essere stato smentito. Travis Knight, il regista, è uno dei fondatori della Laika, se non erro, infatti ha prodotto tutti i film che finora sono stati proposti dallo studio, ed è alla sua prima esperienza registica, e devo dire che se l'ha cavata alla stragrande, perché ogni inquadratura emula quelle che si possono trovare in un film di questo tipo girato con attori in carne ed ossa, e la storia è qualcosa di semplicemente
meraviglioso perché è molto simbolica ed è il classico viaggio che il protagonista deve intraprendere per capire qualcosa di più circa se stesso e ritrovarsi in un certo senso, perché di fatto si era perso oppure non si era proprio mai neanche cercato, perché di fatto Kubo conosce alcuni aspetti del suo passato ma non tutti, perché la madre non vuole rivelarglieli per paura che scoprendo troppo gli venga la curiosità di tornare in un certo senso sui suoi passi, tornare indietro e mettersi in pericolo. Vi confesso che per tutta la prima parte non sapevo decidere se credere a quello che stavo vedendo, se pensare che si trattasse di una fantasia del protagonista che sembra essere un sognatore, un ragazzo mai arrendevole che vuole veramente sapere di più su se stesso. Poi quando il film inizia a prendere la piega che prende si capisce perfettamente dove voglio andare a parare e me lo sono goduto alla grande. I colori sono meravigliosi, caldi, avvolgenti, ma c'è una grande attenzione ai colori notturni, perché di fatto quando viene notte ecco che si avvicina il pericolo, perché di fatto Kubo è un essere, un bambino, un ragazzino che viene dalla notte in un certo senso e che dalla notte deve rifugire, quindi i colori notturni sono della più grande importanza e quindi hanno fatto un lavoro certosino da questo punto di vista. La fotografia è veramente incredibile e in questo caso si può parlare di vera e propria fotografia, perché quello che vediamo è effettivamente reale, tangibile, non sono semplici disegni, semplici per modo di dire, sono modellini che si possono tranquillamente toccare, che hanno un peso, una loro solidità, quindi la fotografia è di fatto una reale fotografia, non è qualcosa di simulato attraverso i colori e quant'altro, per cui hanno fatto un lavoro che è a dir poco mostruoso, impressionante, e è per questo che quando penso che il film non è stato quello che speravano mi viene lo sconforto, perché già al giorno d'oggi è difficilissimo trovare grandi produzioni che propongano film realizzati con la tecnica dello stop motion. Se poi quelli che cercano di raggiungere obiettivi ambiziosi come questo Kubo e la spada magica non vengono premiati al pubblico, temo che getterà un'ombra oscura sul futuro di questo tipo di animazione. Sarebbe un vero peccato, davvero, perché di corti magari amatoriali in stop motion ce ne sono parecchi e questo mi rincuora, però io sto parlando di film che poi vanno al cinema. Per cui io per questo sto riprendendo una certa fiducia in quel progetto a cui ha partecipato Claudio Di Biagio, Ernest Egg, che voglio sinceramente vedere come sia venuto, perché comunque già io stimo Claudio, in più sapere che si è dedicato a un'operazione di questo tipo italiana, beh, la cosa non può far altro che scaldarmi il cuore. Quindi le metafore presenti nel film magari non saranno qualcosa di mai visto, però sono incisive, sono belle, il messaggio che promulga il valore della famiglia, ma anche il modo di superare un lutto attraverso il ricordo, attraverso la consapevolezza di se stessi, non è niente male, nel senso che magari una cosa del genere l'abbiamo già sentita, però che una cosa sia stata già proposta non significa che allora abbia finito di dire quello che si ha da dire, perché comunque bisogna anche vedere qual è la visione degli autori, e in questo caso secondo me la metafora arriva dritta al cuore e mi ha colpito veramente tanto, anche perché se alcuni risvolti erano effettivamente prevedibili, il finale io non me lo sarei mai aspettato, perché è un finale veramente simbolico, è un finale che si presta anche a più di un'interpretazione se vogliamo, quindi l'ho adorato, l'ho semplicemente adorato, anche perché io amo quei villain che di fatto non sono propriamente villain, o meglio fanno cose cattive ma hanno un loro motivo, una motivazione che può anche essere condivisibile, oppure non sono malvagi perché lo vogliono, ma perché è successo loro qualcosa che li ha resi tali. Quindi va bene il villain, ma con delle sfaccettature, nonostante la sua presenza sia effettivamente povera sullo schermo, perché lo si vede pochissimo, l'idea di lui aleggia per tutto quanto il film. Il Re Luna, che peraltro ha la voce, se non sbaglio, di Ralph Fiennes in originale, mentre in italiano ci hanno risparmiato l'utilizzo di doppiatori
non professionisti, Kubo e Art Parkinson, il Rickon Stark di Game of Thrones, scimmia non è nient'altro che Charlize Theron, poi abbiamo Matthew McConaughey che dà la voce a Scarabeo, poi c'è George Takei, insomma il cast vocale è di tutto rispetto. È un peccato che io non sia riuscito a vedere, almeno per me naturalmente, il film in lingua originale. Conto di recuperarlo quando uscirà in un video, perché deve essere effettivamente qualcosa di interessantissimo. E la narrazione è molto lineare, non è particolarmente complicata, e forse in alcuni momenti il ritmo cala leggermente, ma perché si è talmente sorpresi nel vedere alcune cose che non ti aspettavi che ne vorresti di più, perché di fatto poi alla fine è una sorta di fiaba, è in bilico tra la fiaba e la leggenda, la storia di questo film. Peraltro, per essere un film d'animazione, non è neanche brevissimo. Sapete che spesso e volentieri i film di questo tipo non hanno minutaggi molto alti, ma non è la regola, però diciamo che di solito durano un'ora e un quarto, un'ora e venti, questo invece dura abbastanza, mi è parso un'ora e mezza abbastanza corposa, e francamente non avrei potuto chiedere di meglio. Io sono stato assolutamente soddisfatto, non c'è stato un momento in cui abbia pensato oddio ti prego finisci, non ne posso più, no, anzi cazzo, mi è piaciuto proprio tanto, ne avrei voluto ancora, e è bello vedere anche come il viaggio del protagonista alla fin fine sia un'allegoria della vita familiare, in un certo senso. Lui ritrova nei suoi compagni di viaggio quel calore familiare che di fatto gli è mancato, sta vivendo dei pericoli, però sta facendo qualcosa che servirà per comprendersi meglio. In sostanza è un film che ruota tutto intorno alla famiglia, perché Kubo cerca di recuperare degli affetti perduti, e le persone, i mostri che di fatto lo cercano, hanno sempre a che fare con la sua famiglia. Oltretutto, siccome Era Luna non era presente sempre più sullo schermo, perché era un po' l'eminenza grigia dietro a tutto, gli esecutori delle sue azioni sono di fatto questi altri due personaggi, le zie, diciamo, che mi sono piaciute tantissimo, queste donne che si celano dietro ad una maschera inespressiva, vestite con questi abiti sontuosi, che volano, usano queste catene taglienti, e i combattimenti con loro sono sicuramente più soddisfacenti dal punto di vista estetico. Tra l'altro, in lingua originale, queste due gemelle sono doppiate da Rooney Mara, quindi attrice che io apprezzo tantissimo, e ripeto, motivo in più per guardare il film in lingua originale, lo dico anche, ecco, magari qualcuno ha la possibilità di vederlo in originale, perché ci sono alcuni cinema che propongono film usciti da poco in lingua originale con i sottotitoli, ecco, recuperatelo, perché secondo me potrebbe essere, ne potrebbe più che altro valere la pena, potrebbe essere interessante. Quindi ho adorato per l'appunto questi personaggi che di fatto instillano anche i dubbi in Kubo, e oltretutto ci sono poteri che utilizza il ragazzo che non vengono spiegati chiaramente, ma questa è una cosa bella perché aumenta il fascino del tutto, no? È un po' come il realismo magico nei romanzi di Marquez, capito? Certe cose non vengono spiegate, ma sai che hanno un potere magico e quindi non ti interroghi. È così, punto. Capiamo che Kubo è in possesso di alcuni poteri che sono difficili da comprendere persino per lui, e quindi noi non ci facciamo la domanda del perché lui sappia usare questo. Una volta che capisci la sua origine, quello che sa fare non è poi così importante, perché sai che ha delle capacità e boom, basta, ti godi il modo spettacolare in cui sono rese visivamente e via. Più che altro mi ha colpito tantissimo l'uso che viene fatto degli origami, che di fatto diventano come dei personaggi a sé stanti, e da vedere sono veramente belli. Cioè, proprio poi mi ha colpito la fluidità delle animazioni. Di solito quando si parla di film realizzati con questa tecnica, la fluidità c'è, ma può venire un minimo meno, perché comunque sapete, lo stop motion si basa sulla concezione che si prendano dei modellini e per appunto si creino dei fotogrammi, d'accordo, che messi in sequenza danno l'illusione del movimento. Ovviamente si tratta di un processo lunghissimo, dal momento che i movimenti, per risultare i più fluidi possibile,
devono essere ripercorsi minuziosamente. Quindi, per girare una sequenza in cui il personaggio cammina verso un altro e inizia a dialogare, richiede anche settimane di lavoro. Perché comunque bisogna fare in un certo modo, bisogna stare attenti alla fotografia, bisogna stare attenti a tutta una serie di fattori che potrebbero rovinare la sequenza, e quindi il fatto che ci sia questa fluidità impressionante, soprattutto nei combattimenti, è sorprendente perché davvero quasi non sembra più un film realizzato in stop motion, ed è per questo che avevo delle rimostranze circa il fatto che il film sia andato male, perché caspita, si raggiungono livelli del genere ed ecco che la gente non se lo caga come dovrebbe. È un vero vero peccato, perché porca puttana, è un'arte che deve sopravvivere e non deve andare a morire ammazzata. Quindi speriamo che abbia un futuro. E voi potreste dire: ma quindi questo film non ha dei difetti? No, allora, ha sicuramente dei difetti, però ricordiamoci che è un'opera prima, cioè di fatto Knight non aveva mai diretto un film e ha tirato fuori questo. Cioè, lo so, ci sono tanti registi che la loro opera prima tirano fuori dei film straordinari, però porca puttana, quando si tratta di un semplice film, si tratta di un'opera d'animazione in stop motion, un film che doveva piacere tanto a un pubblico di ragazzi quanto ad un pubblico di adulti. Allora, in alcuni momenti forse hanno spinto un po' troppo sugli aspetti puerili, ma questo solo se non si va a scavare in profondità, perché di fatto tutta la metafora che permea il film, tutto quello su cui si basa, non è qualcosa che cattura l'attenzione solo dei ragazzini. Anzi, ci sono alcuni aspetti dell'intera pellicola che forse sono intelligibili quasi esclusivamente dagli adulti. Quindi il classico film a due vie, no? Un significato più magari superficiale per chi guarda, senza magari prestare troppa attenzione, ed è una cosa che dice anche all'inizio, e poi il significato più profondo che invece è riservato a chi vuole andare effettivamente in profondità, perché il film inizia con Kubo, che la voce narrante Kubo che racconta, diciamo, il principio della sua storia, come se però non sapesse di star narrando la propria storia, e a un certo punto dice: però fate attenzione, perché se vi perdete il minimo fotogramma rischiate di perdervi voi, di perdere voi stessi, rischiate di non capire più nulla. Quindi è bella questa cosa che dice, perché di fatto è quello: se tu ti perdi dei passaggi, vai a perdere anche il significato di alcune cose, dei piccoli gesti. Quindi è un film a cui bisogna prestare una particolare attenzione, infatti ho cercato di guardarlo nella maniera più attenta possibile, e porca di quella puttana, me lo rivedrei un altro paio di volte, innanzitutto per cogliere certi significati che sicuramente mi sono perso per strada, perché io sono fatto così, e poi perché effettivamente da un punto di vista puramente visivo è veramente una gioia per gli occhi. È tutto quello che io cerco in generale da un film d'animazione: una buona grafica, tra virgolette, una soddisfazione visiva, anche estetica, quindi una storia che sappia prendermi, un certo tipo di personaggi che sono comunque molto divertenti, perché si passa dalla serietà di scimmia all'idiozia bonaria di Scarabeo, poi Re Luna mi è piaciuto tantissimo, le sorelle, insomma, sono tutti personaggi affascinanti, e quindi diciamo che questo mi ha soddisfatto e non poco. Ma bisogna dire che c'è qualcosina che stride una volta che si è visto tutto e si ripensa ad alcune scene. Infatti, per come la storia sembrava procedere, mi sarei aspettato alcune prove in più rispetto a quelle che Kubo effettivamente deve affrontare, e mi pare che oltre alle due zie i nemici da affrontare fossero relativamente pochi. Non lo so, forse sono io che mi aspettavo qualcosa in più, però mi sembrava che l'azione avrebbe potuto essere ancora più incalzante rispetto a quello che è stata, che già in quel modo era imprevedibile, inaspettata, e va benissimo, però secondo me avrebbe potuto spingere ancora di più su questo pulsante. Poi credo che avessero una loro storia ben precisa in mente da raccontare. Di fatto la storia di Kubo è abbastanza tipica, no? Lui è il classico eroe che attraverso l'aiuto di alcuni altri personaggi che lo servono in un certo senso deve superare alcune prove per raggiungere la grandezza e sconfiggere il male assoluto. Quindi ci sta, nel senso, una volta che hai capito qual è l'andazzo sai anche più o meno che cosa aspettate, quindi alla fine ho pensato: vabbè, no, ma probabilmente ero io che mi aspettavo qualcosa in più. Per come voleva essere la storia,
le prove che supera effettivamente vanno bene, i nemici anche, però non lo so, mi dava l'impressione che avrebbero potuto gestirle in maniera un po' magari meno canonica, però probabilmente non volevano gestire in maniera meno canonica, volevano che rispecchiasse certe leggende e i canoni tipici, seppur semplici, che queste leggende tramandano ormai da centinaia e centinaia di anni, perché di fatto i miti e alcune leggende sono tra le storie con le strutture più semplici in assoluto, perché comunque stiamo parlando di un certo tipo di anche epica antica che seguiva degli schemi ben precisi. Però il punto è che se uno schema narrativo è semplice non significa che allora debba essere per forza banale o scialbo, perché comunque per quanto ci sia una certa schematicità, con la sua semplicità Cubo la spada magica riesce a sorprenderti sotto altri punti di vista, per cui va tutto bene. Tra le altre cose, in alcuni momenti il film sembra un po' più puerile di quello che ci si aspetterebbe, come avevo detto prima, e in altri invece all'improvviso assume un tono adulto che non avresti mai detto, e quindi convivono questi due aspetti che io forse avrei calibrato leggermente di più, perché in alcuni momenti si ricorda di essere un film che deve comunque arrivare anche ai ragazzini, e quindi mette la battutina di Scarabeo, Scimmia e lui che ruzzano un po', e poi ci sono discorsi serissimi come ad esempio un dialogo tra lui e Re Luna che è fantastico, davvero, cioè un dialogo verso la fine che per quanto sia effettivamente semplice è di un'incisività pazzesca. Quindi a un certo punto, quando la semplicità vince, io mi inchino, perché inserire arzigogoli allucinanti che magari ti fanno perdere il filo della narrazione, se con qualcosa di decisamente più sobrio puoi ottenere un effetto che forse è ancora più efficace. Quindi nulla da dire, nulla da eccepire in questo senso. Le musiche, ecco, di questo volevo parlare, le musiche sono qualcosa di spettacolare. Oltretutto, quello che mi ha colpito della colonna sonora non sono solo i brani, che effettivamente sono molto interessanti e danno un respiro ancora più ampio alla storia e alle varie scene, perché comunque ci sono momenti di combattimento che incalzano grazie alla musica, e per l'appunto mi piace il fatto che il tempo, quindi uno degli strumenti, questo strumento a corde che suona Cubo, sia effettivamente suonato da lui, cioè quindi è lui che suona parte della colonna sonora ogni volta che la musica inizia a incalzare, non proprio magari ogni volta, ma molto spesso, quindi la musica in scena. Questa cosa mi piace tantissimo, perché stiamo parlando di un espediente non facile da mantenere e da rendere credibile, che invece è fantastico, anche perché comunque da questo sapore molto orientale, antico, ancestrale, alle musiche che mantengono viva l'atmosfera ad ogni secondo che passa, e quindi non è una cosa banale, diciamo che è tutto stato calcolato al millimetro. Quindi Cubo e la spada magica, che in inglese è intitolato Cubo and the Two Strings, Cubo e le due corde, in riferimento allo strumento che lui ha e ai suoi legami in un certo senso, e quindi l'ho veramente, cioè, mi sono sentito particolarmente coinvolto, perché ogni cosa che Cubo fa lo fa in nome fondamentalmente dell'amore, l'amore che ha per la madre, l'amore che ha per il padre perduto. Lui è mosso da un sentimento che va oltre, lui è un ragazzo gentile, senza malizie, che vuole semplicemente sapere qualcosa in più circa le proprie origini. Come penso vorrebbe qualunque persona che non avesse ben chiaro il proprio passato. Quindi è un personaggio in cui ci si riesce anche a identificare in maniera particolare. Io ho ben chiaro il mio passato, eppure comunque ho empatizzato con questo ragazzino coraggiosissimo. Il fatto poi che sia anche un film di formazione, se vogliamo, lo rende ancora più bello, perché comunque a me tutti i film, perché la maggior parte dei film di animazione che si guardano sono film di formazione, perché è più facile raccontare una storia che mandi una morale forte con un personaggio che non abbia ancora definita la propria identità e che la scopra grazie a quello che andrà ad affrontare, e noi spettatori vediamo per appunto questa crescita interiore e non solo. Quindi la cosa in sé mi piace, ma come è stata trattata la formazione di Cubo, beh, è molto importante, perché di fatto lui non deve crescere da solo, lui cresce grazie a degli specifici personaggi che di fatto lo vanno ad educare, anche se loro non vorrebbero veramente educarlo, vorrebbero solo aiutarlo ad arrivare alla fine del suo percorso, ma di fatto l'essere educato fa parte
di questo percorso. Quindi c'è la continua ricerca della famiglia unita, che poi si trova anche magari in una famiglia che di base non è necessariamente quella che concerne i legami di sangue. Ma su questo discorso vorrei approfondire un minimo nella parte spoiler. Quindi mi sono ritrovato veramente quasi ad applaudire alla fine, perché nonostante qualche difettuccio qua e là, che comunque, ripeto, si può perdonare ad un'opera prima, ed è normale che un'opera prima abbia, devo dire che Travis Knight ha fatto un lavoro eccezionale. Avrei potuto sminchiare tutto, avrei potuto cadere nel banale, non solo dal punto di vista di come ha messo in scena la storia, ma anche proprio da un punto di vista semplicemente visivo, dei colori e quant'altro. Insomma, ha creato un film utilizzando una tecnica difficilissima, rendendolo uno dei più grandi film realizzati con la tecnica dello stop motion. Perché veramente, se mi viene, se adesso io penso quali sono i più grandi che ho visto, mi vengono in mente Nightmare Before Christmas, Coraline, sì, anche La sposa cadavere, però quasi tutti quelli della Laika alla fine. Questo, cioè questo secondo me proprio, da un punto di vista proprio estetico, uno dei più spettacolari. Cioè il design delle creature è fantastico, perché comunque ci sono rimandi a varie leggende orientali, non è che si sono inventati tutto di sana pianta, ci sono dei richiami. Gli esperti di questa materia sicuramente sono andati in brodo di giuggiole a vedere alcune di queste creature che vengono direttamente dal folklore cinese e giapponese, e quindi che cosa posso fare se non inchinarmi a quello che hanno prodotto, perché comunque, ripeto, non era facile e hanno tirato fuori qualcosa di sensazionale a dir poco. Quindi questo è quello che pensavo in maniera più generale circa Kubo e la spada magica. Adesso vorrei dire qualcosina nella parte spoiler, non sarò troppo verboso, si spera, però ci sono alcune cose che andrebbero analizzate in effetti. Quindi alla luce di tutto questo io mi sento di dare a Kubo la spada magica un bel 8.5 come voto, contestualizzando il tipo di film che vuole essere, per il fatto che un film d'animazione, ma soprattutto in stop motion, è qualcosa di veramente veramente sensazionale, che andrebbe visto da chiunque. Quindi vi invito, come al solito, a scrivere un commento qui sotto, cosa sarà, se non sarà così crema la solita area di discussione. Mi raccomando, non fate spoiler, a meno che non mettiate la dicitura caratteristica vitali spoiler, così potete avvisare chi sta leggendo e non ha ancora visto il film che non deve proseguire oltre nella lettura. Per cui io vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito fin qui, veramente grazie, grazie, grazie. Ah, una cosa che non ho detto, ma l'avevo diciamo accennata in generale, è il modo in cui certe scene di combattimento sono dirette. Cioè Knight ha preso tantissimo da certi film di arti marziali degli anni 60 e 70 e ha messo in pratica quello che ha assorbito con delle inquadrature che sono fenomenali, davvero. Non ci sono, cioè non mancano anche i riferimenti a certi anime. Cioè ci sono delle scene che mi hanno ricordato i combattimenti alla Dragon Ball o alla Kenny il Guerriero, però con uno stile tutto personale. Per cui veramente ci sono dei momenti in cui ho detto, ma questo è un mostro a dirigere, perché davvero i combattimenti sono la cosa più difficile, eppure è tutto chiarissimo. E il dinamismo, che di fatto non esiste, è solo un'illusione, qua è presente più che mai. Quindi è fantastica questa cosa. Quindi, se è andato dopo, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete già visto il film, volete sapere più la mia più nello specifico, è spensata 3, 2, 1. Dunque, direi che sia il caso di partire dai legami familiari. Allora, quando Kubo si mette in viaggio, vediamo che la scimmia di legno che sua madre aveva intagliato aveva preso vita, era chiaro che quella era una manifestazione della madre, dal momento che la scimmia ha la stessa cicatrice che ha la madre sul volto e oltretutto ha la stessa voce. Vabbè, quello è un altro discorso. E anche Scarabeo, nel momento stesso in cui compare, io ho pensato è quasi sicuramente il padre, che non ha più memoria perché è stato maledetto. Lo si evince tranquillamente dal fatto che la sua armatura è identica a quella dell'omino che rappresenta il padre, fatto con gli origami. Però uno potrebbe dire, beh, magari è così perché è l'allievo del padre, ma in realtà secondo me era abbastanza chiaro. Però lo stesso, quando c'è la rivelazione, il momento è intensissimo. Perché? Perché Kubo ha ritrovato in questi due per lui estranei una famiglia, ma di fatto erano la sua famiglia. Cioè è questa la cosa bella, che lui ha visto in quei due delle figure genitoriali, perché di fatto lo erano, non erano le figure canoniche che si sarebbe aspettato, perché lo stesso padre era inconsapevole di essere il padre di Kubo, ma quando lo scopre, ecco che lo accetta con questa tenerezza bellissima. Poi il momento in cui viene mostrato con i fiori animati il combattimento, l'innamoramento del padre e della madre, beh, lì è qualcosa di fantastico. Quando Kubo poi sogna questo vecchio cieco,
si capisce subito che quello è il Re Luna. Quando poi lo deve affrontare alla fine, tu vedi questo vecchio in tutta la sua crudeltà, che pur non avendo gli occhi funzionanti ci vede, perché è chiuso in questo suo solipsismo, nell'idea di essere una sorta di dio che non ha nulla a che spartire con l'umanità, perché gli umani vanno distrutti, perché sono caduci, sono mortali, quasi come se fossero delle creature disgustose che puzzano, capito? Per cui ha queste figlie che lo salvano indefessamente, una di loro si è livellata ed è la madre di Kubo. Quindi Kubo viene dalla notte, fondamentalmente è il figlio del Re Luna e di una delle sue figlie. Cioè è il figlio di una figlia di Re Luna, quindi Re Luna è suo nonno. Il finale mi ha stupito innanzitutto perché quando Re Luna si trasforma in questo drago luminescente, la battaglia è vincentissima, nonostante non duri tantissimo. Ma poi, quando vediamo che lo sconfigge, lui torna a essere un vecchio in forma umana e uno degli occhi gli funziona, perché lui ha strappato un occhio a Kubo, e di fatto è come se Kubo gliene avesse fatto dono per fargli ritrovare parte di quella sua umanità, gli ha ridato in parte la vista e lui si è dimenticato delle atrocità che ha fatto. E mi sono stupito del fatto che alla fine lui rimanga col nonno, che rimarrà in forma umana, e ci sono tutti gli abitanti del villaggio che gli fanno credere di essere stato sempre una persona buona. Quindi in sostanza è un cattivo non cattivo, è un cattivo che era diventato tale perché gli si era inaridita l'anima. Questa cosa è molto bella, perché anche la madre stessa dice, prima dice che sono cattivi, poi dice no, ma tuo nonno non ti odia, che lui non capisce, lui vuole che tu diventi come lui. Lui ha una idea di famiglia distorta. Infatti la madre di Kubo, quando combatte con le sorelle, non ha pietà perché capisce che le sorelle ormai sono andate, non sono in grado di vedere quello che vede lei. Sono esseri ciechi che credono di vedere oltre, ma in realtà sono di fatto ciechi perché non vedono la realtà delle cose, non vedono la bellezza che c'è in un mondo che di fatto, certo, è mortale, è deperibile in un certo senso, però comunque rimane un bellissimo mondo, con le sue forme, con i suoi colori, con i suoi affetti. Quindi diciamo che in questo senso la morale, per quanto semplice, funziona alla stragrande. Poi vogliamo parlare del combattimento contro lo scheletro gigante, ma quella era una cosa pazzesca. Io mentre lo vedevo dicevo, madonna, come cazzo hanno fatto? Cioè davvero, ci credo che i modellini erano giganti, guardate che roba. Quindi capite che non era neanche facile animare qualcosa di questo tipo. Il combattimento con le sorelle, il combattimento quando c'è la nave di foglie di rami che sta affondando e c'è Scimmia che sta combattendo contro questa donna volante, quella scena lì è una roba pazzesca. Cioè davvero, come cazzo abbiamo fatto a conferire un dinamismo tale a dei pupazzetti che vengono mossi fotogramma dopo fotogramma? Vi giuro non lo so. Sicuramente c'è stato l'intervento anche di alcuni effetti digitali, perché credo sia impossibile fare tutto questo senza ricorrere un minimo alle moderne tecnologie, per amor del cielo, però rimane un film in stop motion, porca puttana che roba. Cioè davvero, neanche quando si è cercato di riprodurre l'effetto stop motion con la computer grafica, come era successo in Giù per il tubo, si era ottenuto un effetto tanto bello, tanto artistico in un certo senso. Veramente ci sono delle cose che mi hanno scaldato il cuore, e non solo, io ero lì che davvero non capivo, proprio cercavo di comprendere come cazzo avessero fatto a muovere i personaggi in quel modo e non ci riuscivo. La lotta col drago alla fine è qualcosa di incredibile. Cioè non ci sono altre parole per esprimersi, davvero. E oltretutto quello che dicevo prima, i colori, la fotografia, le ambientazioni, i background sono bellissimi, queste statue che svettano nella neve come a dimostrazione che c'era una civiltà antichissima che ormai è andata perduta, che quella che vediamo è un'era che sì, ci sono creature magiche e quant'altro, ma una volta c'erano creature ancora più magiche, c'erano creature ancora più grandi, ancora c'era, era proprio un'epoca ancora più ancestrale. Quindi insomma è bello vedere che abbiano curato anche questo aspetto del background. Quando si vede Kubo che con il suo strumento inizia a far vivere gli origami e quant'altro, come dicevo prima, non è che ti chiedi perché lui sappia farlo, chi se ne frega, sai che Kubo è in possesso di poteri magici e il suo potere è fondamentalmente la fantasia, quello che lui spera, quello che lui desidera. Ecco che prende vita. In un certo senso lui ha sempre desiderato di conoscere sua madre, di vedere sua madre e suo padre insieme, e alla fine è successo. Non magari per merito suo, però anche sì, perché se lui non fosse stato in pericolo non li avrebbe mai incontrati in quella forma. E il finale, per l'appunto, con lui che dice che è dispiaciuto di aver perso i genitori e che dichiara che però ci sono sempre ricordi, che quindi li fa rivivere
fugacemente come ricordi nelle lanterne è bellissimo, perché è l'accettazione della perdita e dell'andare avanti, del fatto che la vita non finisca qui e che c'è sempre un modo di avere legami col passato e di sentire l'affetto dei propri cari che non ci sono più vicini. Quindi è un bel tipo di messaggio, è proprio un momento molto commovente e quasi è beffardo il fatto che lui alla fine abbia e possa avere un punto di contatto in più per parecchio tempo con la persona che gli ha strappato tutto quello che aveva di più caro e che non abbia più i suoi cari. Lui deve imparare ad amare quel nonno che per un motivo o per un altro lo aveva messo in pericolo e che ha causato la morte dei suoi genitori. Quindi entrambi hanno perso qualcosa, lui ha perso le figlie, ha perso tutte le figlie, ha perso il suo regno in un certo senso, Kubo ha perso le persone a lui care. C'è stato un controbilanciamento, non è un finale realmente felice quello di Kubo e la spada magica, è un finale maturo, è un finale realistico, perché è un'allegoria del fatto che nella vita non sempre le cose vanno come si spera, ma ci resta solo da accettarle e andare avanti per quanto la realtà dei fatti possa essere dolorosa. È un messaggio bellissimo che viene perpetrato con una delicatezza strepitosa. Il finale Kubo e la spada magica è semplicemente delicato, delicatissimo, perché tutti guadagnano qualcosa e tutti perdono qualcosa. Alla fine lui ha guadagnato un nonno, un antenato da cui lui cioè, con cui ha un legame fortissimo adesso, perché uno degli occhi è suo, quindi si sono, per dire, sono come se fossero una cosa sola in un certo senso, e tutti hanno perso qualcosa. Quindi non è banale, è interessante e, ripeto, è un vero peccato che il film non abbia avuto i meriti che in realtà avrebbe dovuto avere, perché porca puttana, una roba del genere non si vede tutti i giorni in sala. Quindi io francamente mi auguro che chi non l'ha ancora visto lo vada a vedere quanto prima, finché rimane in sala, perché davvero è una pellicola che andrebbe vista da chiunque, sul serio. Quindi la simbologia di Kubo e la spada magica, per quanto possa sembrare semplice, in realtà è molto bella ed efficace. Io vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa pensate di quello che ho detto, perché si chiama la solita area di discussione. Mi raccomando, ancora una volta, contassinate con la dicitura spoiler, i vostri commenti spoilerosi, così non roviniamo il film a chi ancora non l'ha visto. Io vi abbraccio, grazie mille di aver seguito fin qui, sentite con la cellana che vi avvolge. Se avete qualche teoria che io magari non ho detto, una vostra interpretazione del finale, quant'altro, fatemela sapere, perché sono molto interessato. Quindi spandate troppo, noi ci vediamo al prossimo video.